partita bruttissima da vedere. Abbiamo creato molto nei primi 10-15 minuti, poi alla prima disattenzione siamo stati puniti e da là non siamo più riusciti a recuperare a livello mentale, a livello fisico. Quindi questa è sicuramente una delle grosse colpe che mi devo dare, perché non sono riuscito a stimolare i ragazzi a dovere dopo il non passaggio del turno in Coppa fatto mercoledì a 90. Non siamo riusciti a tirar fuori quello che si doveva tirar fuori dopo una sconfitta, e quindi me ne assumo assolutamente tutte le responsabilità. Mi dispiace perché i primi 15-20 minuti avevamo fatto molto, ma molto bene, ci eravamo messi bene in campo, avevamo trovato delle soluzioni interessanti, dopodiché ci siamo spenti dopo il primo gol. E ripeto, purtroppo la partita non dura 20 minuti, ne dura 100 e non siamo riusciti a venirne fuori e a capo di nessuna situazione, con errori semplici, imbarazzanti, e ripeto, la responsabilità è tutta mia e purtroppo guarderemo avanti da domani sera, insomma. Penso che la partita di oggi sia stata una partita difficile. Penso che sicuramente la Villafranchese al primo tempo meritava qualcosa in più e siamo stati bravi a sfruttare gli episodi, però loro hanno giocato bene e meritavano sicuramente qualcosa in più. Poi il secondo tempo, secondo me, sono calati un po' fisicamente e siamo un po' usciti noi, siamo stati bravi a fare il 3-0 e poi la partita era abbastanza chiusa. Per il campionato finalmente siamo salvi. Mi ha preso un po' di distacco da quelli dietro, adesso qualcuno si è fermato e quindi insomma adesso l'importante è finire bene con le partite che mancano e dare tutto e vedere arrivare il più in alto possibile e poi vediamo come andrà, anche se ormai il campionato ha poco da dire tranne le prime due e ormai le ultime sono troppo distanti, quindi ormai è andata. Il vento di sicuro non ha, cioè, un po' condizionato la partita, però per fortuna non ha piovuto e che già una bella cosa perché poteva diventare ancora più complicata. Hanno pressato alto, ci hanno messo in difficoltà proprio sul possesso, infatti loro sono ripartiti molto bene da alcune azioni e potevano forse capitalizzare di più, anche se il nostro portiere grandi parate non ne ha fatte sinceramente. Direi che nel momento migliore loro siamo di vantaggio e questo forse è stata la cosa che l'1-2 così in 7-8 minuti ha un po' poi definito la partita, perché nel secondo tempo a mio avviso abbiamo legittimato poi il vantaggio, ecco, quindi abbiamo anche avuto delle occasioni forse anche per fare un risultato più ampio, ma insomma sinceramente poi va benissimo, benissimo così. Che dire, due squadre dalla storia più o meno uguale, cioè nel senso che comunque due squadre che si aspettavano di più da questo campionato probabilmente, perché noi siamo terzi da soli adesso, ma è chiaro che c'è una Piovese che ha fatto un campionato stratosferico, che ha investito 3 volte chiaramente rispetto ai soldi nostri o anche del Villafranca, e Monselice che è giù di lì, insomma sono paesi importanti con budget importanti. Diciamo che ce la potranno giocare secondo me. Purtroppo infortuni importanti e lunghi ci hanno condizionato in maniera importante.